Noi abbiamo già fatto 3 manifestazioni quest'anno, 3 manifestazioni importanti, molto affollate a Roma, per chiedere al governo una rivalutazione delle pensioni, un'estensione della 14ª e soprattutto una legge quadro nazionale per la non autosufficienza. Un problema che noi sentiamo in modo particolare sulla nostra pelle, perché innanzitutto rappresentiamo una fascia di cittadini che sono vicini in un'età in cui il problema della non autosufficienza è molto sentita, ma lo chiediamo anche per tutte quelle famiglie che si ritrovano ad avere in casa una persona non autosufficiente. Spesso una persona non autosufficiente può portare alla povertà una famiglia, perché i costi sono eccessivi e il sostegno economico che viene dato ultimamente dal governo non è sufficiente neppure a pagare una badante. E figuriamoci poi se questa persona deve essere ricoverata in una RSA, quando i costi sono elevatissimi. Le famiglie con la crisi di lavoro, con la crisi occupazionale, spesso non sono in grado di sostenere tutti questi costi e quindi noi chiediamo una legge quadro che riassuma tutti quei bonus che si disperdono in mille rivoli, che vengono riaccorpati e si possa dare un sostegno effettivo a queste persone.